Ciao a tutti, eccoci qui con un nuovo video di Natale. Oggi voglio truccarmi con i prodotti NARS e ho una palette, i blush e un rossetto, anzi più di uno, però quelli che vi mostrerò oggi sono i prodotti che vi ho elencato, che avevo acquistato quest'estate con gli sconti e avevo fatto un ordine perché mi serviva il rossetto Schiapp per fare i video su Elsa Schiaparelli e quindi ne ho approfittato e ho acquistato alcuni prodotti e oggi li andiamo ad utilizzare finalmente. Quindi sigla e cominciamo. Come sempre vi chiedo un bel po' di supporto, soprattutto in questo periodo natalizio dove ci vediamo ogni giorno, e vi chiedo un po' di supporto con un like, un commento, iscrivendovi al canale, attivando la campanella e seguendomi su tutti i social che trovate qui sotto nell'info box. La palette in particolare è questa che si chiama Summer Unrated, è super carina ed è questa. Certo, è estiva, nel senso che si chiama Summer, però secondo me qualcosa riusciamo a combinare con questi colori per fare un look natalizio. Poi andrò ad utilizzare il blush Orgasm X, che è un fratellino del classico di NARS. Vi ho fatto anche il reel con la storia di questo prodotto su Instagram ed è questo. Un po' più intenso e il rossetto, vediamo se riesco ad abbinarci Orgasm, quello originale, o comunque insomma anche questo un fratellino del blush che però riprende il colore originale. Quindi partiamo con gli occhi. Possiamo anche dire che con questo video vi mostro dei prodotti che non sono solita utilizzare perché NARS mi piace, ma non lo acquisto così tanto, diciamo che i prezzi sono un po' proibitivi. Ok. Partiamo con questo che si chiama Bad Intentions ed è un violaceo e lo applico su tutta la palpebra. Ovviamente questi video saranno abbastanza semplici, magari un pochino più corti rispetto al solito, anche per agevolare il montaggio e il caricamento. Però insomma, so che sono apprezzati comunque. Sfumo con un pennello pulito. E al centro vado a scegliere Love on Fire, che è questo. Come vedete ha un sacco di glitter. Per sfumare un po' scelgo Spiaggia Rosa. E per sfumare ancora di più, Isla. E come faccio sempre, prelevo l'ombretto con un pennellone grande in modo da avere una buona sfumatura. Ok, ho applicato l'eyeliner, ma per renderlo un po' più NARS. E lo vado a ripassare con questo ombretto qui che si chiama Komodo Island, questo. Vado a fare il viso e torno. Ok, passiamo alle ciglia inferiori. Riprendo quello che ho applicato sopra l'eyeliner. E per l'angolo interno scelgo Palmetto, che è questo oro qui.
non ho bronzer di NARS, ce l'avevo ma si è frantumato e quindi l'ho buttato perché non riuscivo più a ricompattarlo, e allora vado ad applicare la mia solita terra. E ovviamente è giunto il momento del blush, eccolo qui, come vi dicevo si chiama Orgasm X. Se non mi seguite su Instagram fatelo, andatevi a cercare la storia di Orgasm perché secondo me è interessante. Vado di sopracciglia con il mio solito Fix and Sculpt di Primark. E il Tattoo Brow di Maybelline. Ok, è giunto il momento delle labbra e secondo me una combo spaziale è questa matita di Neve Cosmetics che si chiama Cambridge ed è una delle ultime uscite, mi piace un sacco. E a me piace applicata in questo modo, quindi bordo le labbra e faccio una linea spessa, un po' sfumata. E ovviamente l'accompagno con Orgasm versione rossetto. Io questo l'avevo preso qui Saldi ed è un rossetto bellissimo. È sporco perché l'ho applicato con la matita. È ottimo d'estate ma carino sempre e dura tantissimo. Come vedete da questo riflesso rosa dorato, comunque non è un rossetto super carico e quindi si può abbinare anche ad altri prodotti e secondo me anche per il periodo di Natale è super carino. E quindi questo è quanto, che dirvi? La palette è carina, mi piace il trucco così con questo colore e ripeto, era dedicata all'estate ma va benissimo anche adesso. Non so se sul sito c'è ancora, però vi consiglio di dare sempre un'occhiata nella parte dei prodotti scontati perché si trovano un sacco di cose interessanti a prezzi super interessanti e quindi guardate sempre, ovviamente nel periodo dei saldi magari c'è qualcosa di più. Il rossetto ve lo straconsiglio, è bellissimo e anche il blush mi piace un sacco, certo è bello intenso questo qui, però si sfuma molto bene. E quindi se siete arrivati fino a qui lasciatemi un emoji rossa qui sotto nei commenti e io vi saluto. E fatemi sapere se voi avete qualche prodotto NARS, se vi piace utilizzarlo, cosa ne pensate. E io vi saluto e vi aspetto domani. Ciao!